Last but not least, finiamo in bellezza parlando di gestione amministrativa, quindi dalla noia alla gioia, con le nostre gemelle Kessler della classe. Antonella e Chiara, grandissime. Ciao a tutti, sono Chiara, ho 20 anni di esperienza in ufficio e poi negli studi contabili. E ora mi occupo di seguire professionisti e aziende dal punto di vista della fatturazione, sia operativa sia come formazione. Nello stesso campo, venendo da un freelance camp, abbiamo cominciato a collaborare io e Antonella. Ciao a tutte e a tutti, io sono Antonella Caffaro, sono un'assistente virtuale specializzata in back office amministrativo e ho aperto la partita IVA nel 2013. Dopo più di 20 anni di lavoro dipendente. Mi occupo anche di formazione per assistenti virtuali o aspiranti tali e consulenza e formazione per aziende professionisti sempre in ambito amministrativo. Quello che facciamo io e Chiara insieme è proprio questo, quindi formazione e consulenza per aziende e professionisti che desiderano migliorare oppure implementare delle procedure amministrative efficaci, oppure che desiderano iniziare a delegarle, esternalizzarle e quindi liberarsene. Ed è proprio dal riscontro dei nostri clienti che si dicono sollevati, dopo essersi rivolti a noi, che abbiamo pensato di provare a portare un po' di sollievo anche qui al Finance Camp. Io inizio subito con una domanda. Quanti di voi associano noia o anche disgusto pensando all'amministrazione relativa al loro lavoro? Anche ansia, esatto. Ecco, ok, siamo qui per voi, effettivamente. Noia, seccatura, rogna, sono le parole, i sentimenti che una partita IVA si trova a gestire quando incontra la burocrazia che la partita IVA impone. Fatture, pagamenti, incassi, poi arriva quella telefonata della commercialista che ci chiede un riepilogo e noi siamo lì. La prima domanda è: dove l'ho salvato? Come l'ho salvato? Dove l'ho messo? Tutto ciò si traduce alla fine in una ansia, perdita di tempo, ricerca continua di cose che non so dove ho messo, dove ho lasciato. La soluzione che abbiamo provato e che abbiamo testato poi con un nostro cliente, che oggi vi descriviamo, e che abbiamo trovato io e Antonella, è quello di organizzare e provare procedure replicabili per cui ogni processo viene standardizzato proprio per diminuire l'ansia e aumentare la produttività. Ve lo raccontiamo con un caso concreto di una cliente che abbiamo affrontato insieme negli ultimi anni, che è riuscita a far con cui abbiamo testato questo modello e siamo riusciti a toglierci gli zampetti. Allora, abbiamo iniziato con questo cliente circa 1 anno e mezzo fa. È una SRL con pochi dipendenti, vende merce all'ingrosso e al dettaglio. La persona storica dell'amministrazione è andata via da un po' e la titolare aveva provato a fare un pochino da sola. E poi niente, poi si è rivolta a noi e ci ha esternalizzato appunto buona parte dell'amministrazione. Abbiamo trovato una situazione drammatica, quindi abbiamo avuto accesso a tutto l'archivio, tutte le informazioni che ci servivano online, perché noi lavoriamo in remoto a distanza, però era tutto completamente in ordine sparso. Quindi c'erano tantissimi file, alcuni ripetuti più volte in varie cartelle, alcuni aggiornati, alcuni no. C'erano procedure scritte in tantissimi step diversi, ma dislocati in posti altrettanto diversi. Non avevamo appunto la persona di riferimento a cui chiedere. E quindi tutto questo rallentava tantissimo il nostro lavoro ed era veramente frustrante. E siamo stati lì per mollare il colpo, effettivamente. Abbiamo dovuto decidere cosa facciamo: gettiamo la spugna, lasciamo tutto così, oppure ripartiamo da zero. E abbiamo deciso di fare questo, quindi è stata più una nostra necessità. Noi eravamo quelli che dovevano maneggiare tutto questo marasma, nella quotidianità.
l'onestà del cliente, però era assolutamente necessario. Quindi abbiamo deciso di unificare, convogliare tutte le informazioni e dare un ordine logico, cronologico, insomma, sensato. Cosa abbiamo fatto, Chiara? Non abbiamo premesso che nell'azienda era venuta a mancare la dipendente che si occupava dell'ufficio amministrativo, quindi non è che non ci fossero i documenti, c'era tutto, ma non c'era chi ci avesse fatto il passaggio di consegne, chi ci avesse spiegato dove teneva e cosa. Quindi tutto insieme, una marea di documenti, di informazioni, ma sparse ovunque. Abbiamo dovuto fare ordine e ripartire seguendo due sistemi. L'organizzazione e l'archiviazione. Perché oltretutto non eravamo le uniche a dover gestire queste cartelle, quindi siamo partite d'accordo con la titolare, in collaborazione con la titolare, abbiamo cominciato a strutturare una serie di cartelle con un ordine logico, a parte nostra della fatturazione, per esempio, banalmente. Divisa per trimestri, divisa per fatture ricevute, prima nota, divise a loro volta in sottocategorie e divise per chi poteva avere accesso a, per chi doveva e poteva avere accesso a determinati documenti. Oltre a quello, abbiamo dovuto coordinare insieme con la titolare anche banalmente il modo in cui chiamare i file. Perché in questo caso, come in tanti altri, in cui non c'è un gestionale, tante volte ci siamo trovati a dover cercare i documenti dentro le cartelle. Il nome file mi diventa fondamentale in quel momento, quindi abbiamo proprio dovuto decidere. Okay. Li chiamiamo giorno, mese, anno, mese, giorno e anno. Abbiamo trovato un sistema in cui decidere cosa scrivere nel file, quante informazioni includere nel nome del file, proprio perché serviva a noi e al resto dell'azienda comunque rintracciarli in questo modo. Oltre a questo, particolare, poi questa cliente aveva due attività, due SRL con due sistemi diversi. Quindi abbiamo pensato entrambe di creare un unico manuale operativo in cui elencare in modo cronologico, specifico, con tutti i dettagli, tutti i processi amministrativi e non solo dell'azienda, proprio perché in ogni momento poi noi seguivamo le due parti dell'attività, avevamo bisogno di essere intercambiabili, di avere le stesse informazioni, abbiamo creato quello che poi è diventato un manuale vero e proprio, in cui abbiamo riunito quello che era in tutte le cartelle sparse di questo enorme server, in modo schematico, progressivo, dettagliato, tutti i processi e le pratiche di ognuna delle due aziende, nel nostro caso. La creazione di questo manuale e l'archivio ordinato ci ha permesso sicuramente di lavorare meglio noi, perché abbiamo risparmiato tantissimo tempo, insomma siamo state rilassate, tranquille, però ho avuto anche degli altri risvolti molto positivi e interessanti. Per prima cosa ci ha permesso di delegare, perché noi dopo un po' di tempo abbiamo avuto necessità di affidare l'operatività di quel cliente a una nostra collaboratrice. Poi saremmo in grado in qualsiasi momento di fare un passaggio di consegne completo e rapido nel caso con questo cliente decidessimo di non lavorare più insieme e gli lasceremo anche una procedura fatta, finita, un manuale già pronto, quindi anche in grado valore aggiunto per lui. Potremmo fare formazione in qualsiasi momento, perché se il lavoro dovesse aumentare e dovessimo avere bisogno di formare un'altra risorsa nostra, oppure del cliente, potremmo farlo in maniera molto agevole. Quindi tutta una serie di cose che ci fanno capire che l'amministrazione non deve essere subita come un'incombenza noiosa di cui faremo volentieri a meno, ma possiamo vederla anche come un'opportunità di lavorare meglio, risparmiare tempo, ridurre lo stress e anche in un'ottica di crescita, perché noi possiamo
appunto, come diceva Chiara, sicuramente rispondere alle richieste del commercialista senza ansia, perché sappiamo esattamente dove sono le cose e addirittura potremmo mandargliele prima che ce le chieda, perché la procedura ci dice esattamente quando il commercialista ha bisogno di quelle cose. Il commercialista sarebbe molto contento, ci vorrebbe anche molto molto bene, quindi sarebbe una buona cosa. E poi potremo condividere le procedure con i nostri collaboratori, con i nostri soci, di modo che il lavoro possa andare avanti anche in assenza di uno dell'altro. E potremo far fronte a assenze prolungate, improvvise, una malattia, un viaggio, ecco, le ferie, non deve essere per forza una malattia. E ci consentirebbe anche di avere una pianificazione finanziaria migliore, perché un'amministrazione organizzata, ma anche con dei file, dei semplici file di controllo dei costi o della liquidità, ci permette di avere il polso della situazione, di prendere delle decisioni in maniera più consapevole e di pianificare anche più serenamente. Quindi un sacco di bonus in più, ecco. Adesso Chiara ci dà qualche consiglio pratico, sì? Per trasformare tutta sta noia in gioia. Sì, il consiglio è comunque di applicare quello che anche noi abbiamo fatto con la nostra cliente e partire da, decidere di dare una struttura organizzata e razionale all'archivio. Quindi, primo consiglio, appunto. Createvi un sistema di archiviazione di cartelle logico, quello che per noi è banalmente la fattura nel trimestre, nell'anno, poi io lo replico in tutti gli anni, perché così ogni anno non ho bisogno di pensare dove l'ho messa, so che l'ho messa lì, 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 lì. Ed è tutto tempo risparmiato, come nel nostro caso abbiamo visto, non perdo più mezz'ora a pensare dove l'ho messa, so che è lì, devo creare il meccanismo mentale che mi permette di risparmiare tempo. Stessa cosa vi suggerisco, vi consiglio di fare per la nomenclatura dei file. Come si diceva prima, se non ho un gestionale che mi permette di archiviare, devo farla io l'archiviazione e posso iniziare a farla dalla denominazione dei file. Ci metto tutte le informazioni che mi possono servire ora, fra 5 anni, fra 10 anni. Che l'agenzia per farvi almeno 5 anni per venirvi a cercare e devo sapere dove ho quel documento. Quindi, oltre ovviamente, salvate il documento, non scansione 1, 2, 3. Molte volte io per prima e in alcuni clienti questo la cartella, il server diventa il vero archivio. Faccio la ricerca dentro l'archivio. Quindi diventa fondamentale la denominazione del file. L'ultima, il manuale operativo. Noi abbiamo appunto accorpato in un unico file tutte le procedure, perché così ogni volta sia le procedure quotidiane, che magari mi ricordo, ma anche quelle che faccio ogni 6 mesi, non ho tutte le volte bisogno di io penso. Fatto l'altra volta, no, me lo sono scritto tutto passo per passo, il sito, le password, ed è tutto a tempo risparmiato. E questo appunto permette di abbassare lo stress, arrivare a scadenza preparati, portare i documenti da commercialista in ordine e dedicare tutto questo tempo che ci avanza ad altro, all'attività, a far crescere i profitti, a lavorare meglio. Quindi occorre proprio un cambio di prospettiva, non più una mezza giornata, una giornata alla settimana o al mese passata malvolentieri a imprecare varie divinità, ma un percorso organizzato che ci consente proprio di lavorare meglio adesso e ridurre lo stress e anche crescere, perché non si è mai troppo piccoli per pensare in grande. Comunque, ecco, quindi investiamo del tempo nell'organizzarci adesso, oppure affidiamo la cosa a chi lo fa di lavoro, perché appunto ne vale la pena, proprio per dedicare, poi avere più tempo da dedicare alle parti del lavoro che ci piacciono di più, oppure alla nostra vita privata. E quindi, per concludere, quanti di voi adesso si sentono già un pochino più vicini alla gioia rispetto a prima?
Si poteva fare meglio. Grazie.